Ancora una volta Castro Hilary si conferma la città degli incontri e scambi tra i popoli provenienti dalle zone più remote della terra e il popolo del festival non ha fatto mancare la propria vicinanza all'apertura ufficiale della 37esima estate internazionale del folklore e del Parco del Pollino che ieri sera ha invaso la città di Castro Hilary per assistere, condividere e soprattutto essere partecipe dell'evento folclorico mondiale più importante della Calabria Citeriore organizzato dall'associazione culturale EIF per la direzione artistica di Antonio Notaro è inserito nel brand Castro Hilary Città Festival. Abbiamo aperto alla grande perché è stato un bellissimo inizio, sono esibiti tutti i gruppi che sono molto piaciuti al popolo del festival. Quest'anno 8 gruppi di grande qualità e di grande spessore tecnico. E adesso inizia la festa, si sente in sottofondo la musica ed è bello vedere che tutti quanti si stanno riversando in Piazza Municipio a ballare insieme ai gruppi che si sono esibiti questa sera. I gruppi provenienti da Argentina, Bulgaria, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Indonesia, Polonia, Sudafrica, Italia, con il gruppo ospitante la Kermesse Città di Castro Hilary, hanno animato con un serpentone colorato, impreziosito dai ritmi, musiche, canti e danze, le principali strade cittadine per poi confluire in Piazza Municipio. Sul palco le danzatrici del progetto CEA e alcuni componenti dei gruppi diretti dalla coreografa Tilde Nocera hanno impreziosito la serata dando il benvenuto al popolo del festival, poi tutta ad intonare l'inno di appartenenza. A portare il saluto l'assessore al turismo Ernesto Bella e il giornalista Lino Polimeni, sempre presente alla kermesse. La serata, presentata dal noto giornalista Domenico Gareri, ha regalato un assaggio dello spettacolo di tutti i gruppi partecipanti alla kermesse. Devo dire che la qualità dei gruppi anche quest'anno è eccelsa. Eccelsa, è difficile dire quale sia il gruppo migliore o il gruppo più bello. Sono tutti quanti di alta qualità e soprattutto anche che trasmettono e diffondono tradizioni diverse, dalle Ande all'Indonesia. Poi la piazza è diventata una vera e propria discoteca a cielo aperto con i DJ Mirko Valente, Davide Mirone, Rosario Rummolo e Ginevra Voice che hanno dato vita al Father J Festival Party per ricordare Mirko Ruberto. Sul palco la sorella Maria Lucia ha consegnato al patron Notaro una targa in pietra di cerchiara realizzata dal maestro José Marino.